Allora, andiamo a fare un allenamento per il nostro interno cosce, molto veloce, ok? Perché è molto breve ma molto intenso. E andiamo a fare un grand plié in chiusura, però. Così facciamo 1, 2, 3 e in chiusura. Quando chiudo, devo tirare dentro i glutei e schiacciare l'interno cosce, che okay? Diventare molto compatta, ok? Così 1, 2, 3 e chiudo. 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Squeeze, viene in italiano, in inglese. Squeeze, okay? Vuol dire stringere. Stringi, stringi, su, scendo, 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 squeeze up, e scendo, 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 e chiudi, vai, 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 grandi, su, easy, e tira, 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 tutto, anche addominali, tira tutto insieme, e in su, tira, e in su, ok, ancora 10, 2, 3, chiudo, 9, chiudo, 8, chiudo, 7, chiudo, 6, chiudo, 5, spingi, 4, 3, 2, e 1. Ah, relax. Come ti ho detto, breve ma molto intenso. E andiamo sul prossimo esercizio insieme. E spero che ti stai trovando molto bene con il mio gag turbo. Se chiedi qualsiasi allenatore sulla pianeta, dice voglio lavorare i glutei, ti dirà una parola: squat, fai squat, squat e non finire, squat con carichi, squat in ogni salsa. Però io voglio fare una squat un po' diversa, perché i squat ovviamente sono eccellenti, ma voglio fare una squat particolare. Allora, scendi giù, ok? A questo punto non ci risolviamo più e noi avanziamo 1, 2, 3 e 4 e ci saltiamo, piccolo jump squat indietro, poi sinistra 1, 2, 3, 4 e indietro, poi destra 1, 2, 3, 4 e stai basso con il petto, ok? E indietro, destra, vado, indietro, sinistra, vado, destra, vado, sinistra, vado, tallone, tallone, e ancora, tallone, tallone, sinistra, destra, vado, indietro, vado, tallone ancora, vado, indietro, ancora quattro, andiamo, destra, sinistra, destra ancora, ultima due, e ultima, indietro. Wow, eccellente, per questo turbo gag. Adesso andiamo a fare di nuovo una plancia un po' diversa, una plancia che io ho preso ispirato dalle yoga, un movimento che mi piace tantissimo. E così, ci dobbiamo girare giù, ok, andiamo direttamente in plancia. Portate le mani direttamente sotto le spalle, stende le gambe, ok? A questo punto tiri sulla gamba destra, a questo punto porta il ginocchio in avanti come se stessi provando di toccare la fronte, ok? Sollevando un po' l'addome, ok? E la tieni in posizione, ok? 4, 3, 2, torni indietro ma non abbassare il piede, ok? Tieni il piede alto, addominali tesi. Adesso la porteremo al ginocchio lateralmente, piegando anche leggermente le braccia, ok? Verso fuori, ok? Tienilo, 4, 3, 2 e torni indietro, addominali sempre tesi. E adesso andiamo in diagonale, ok? In diagonale, tengo la posizione, 4, 3, 2 e torni indietro, abbassi il piede, cambi il piede, cambi il piede. E allora andiamo alla prima posizione che, sollevandomi, toccando la fronte al ginocchio, tengo tutto teso, 4, 3, 2 e torno indietro, a questo punto lo stesso lato, ok? E le teniamo 4, 3, 2, torno indietro e l'ultima è in diagonale, andiamo in diagonale e tieni la posizione, 4, 3, 2 e torno indietro e abbasso le gambe. Eccellente ragazze, altro esercizio per il nostro turbo gag fatto e ti aspetto al prossimo esercizio. Un bacio! Pronti per un altro esercizio insieme per il nostro turbo gag, il nostro turbo gag. Allora, sedetevi su un gluteo soltanto, ok? Stenditi, dobbiamo sollevarci
e scendere su e giù. 4, 3, 2, rimango su, tengo la posizione, tieni, ancora, ancora, 4, 3, 2, scendi giù di nuovo, and it's 4, 3, 2, tengo la posizione più che puoi, tieni gli addominali tesi, 4, 3, 2, e cambi lato. Ci piace. Piace, turbo gag, turbo gag, tutto, tutto, tutto per la nostra butt and gut, come si dice in inglese. Ok? Andiamo su e scendo. E 2, 3, 4, rimango su, tieni la posizione, 4, 3, 2, e scendo giù di nuovo, giù e su, 2, 3, 4, ancora, one more, ancora uno, e teniamo la posizione, 4, 3, 2, and stop. Ecco, un altro esercizio fatto insieme. Complimenti e vi aspetto alla prossima. Ragazzi, siamo tornati per la nostra turbo gag. Allora, un esercizio meraviglioso che non può mancare sono i ponti, ok? I ponti sono eccellenti per i glutei, i ponti sono eccellenti per dare più sostanza al gluteo, renderlo più tonico, renderlo più alto, renderlo più tondo, se vogliamo dire così. Allora, adesso alziamo la gamba, ok? E cominciate a spingere verso alto senza inarcare la schiena, ok? Non inarcate la schiena e concentrate proprio sul gluteo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, e vedi, io sto soltanto stringendo il gluteo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora, continui, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, continui un altro 8, 8, 7, 6, 5, spingi su, non esagerare con la schiena, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora uno per la bellezza, 7, 6, 5, 4, 3, ora cambio lato, ok, sollevo, ok, mi raccomando, spingo verso basso, non inarco la schiena, sto spingendo veramente la pianta del piede verso basso, il tallone del piede verso basso, sto contraendo il gluteo, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, continui, 8, 7, 6, e spingi dal gluteo, tenta la schiena, ancora, e spingi il tallone verso basso, contrai, contrai il gluteo, 4, 3, 2, dammi un'altra 2, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Eccellente, questi sono uno di quegli esercizi, se vuoi proprio ripetere, rimettere o play immediatamente, farlo anche 2-3 volte, darti tempo per l'acido lattico a ripristinarsi, e ci vediamo al prossimo esercizio insieme con Turbo Gag.